Con Giulio Mezza, uno dei curatori della maratona cinematografica Open Cinema Aquila a Roma, Nuovo Cinema Aquila, sabato 11 novembre 2023, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per avermi invitato e per l'opportunità. Di cosa si tratta? Open Cinema Aquila è un po' un esperimento particolare. Noi a Cinema Aquila ci piace sempre molto sperimentare, chi ci conosce lo sa. Diciamo che in realtà come prima cosa è un regalo. È un regalo che vogliamo fare al nostro pubblico che in questi anni difficili ci è sempre stato accanto e anzi addirittura quest'estate quando purtroppo abbiamo subito un furto importante al cinema, successivamente abbiamo fatto una call, quindi abbiamo chiesto a chi poteva darci qualcosa, qualunque cosa, di sostenerci anche solo per in quel momento continuare a garantire la proiezione. E il pubblico ha risposto in maniera veramente emozionante. E quindi adesso ci sentiamo con una parte dei soldi che sono avanzati dopo aver ricomprato tutti gli strumenti necessari alla proiezione, ci sentiamo di restituire un qualcosa. E quindi sarà una giornata di eventi, una maratona cinematografica che conterrà tantissime cose, tra cui cortometraggi, incontri, presentazioni di film, di documentari, ci sarà la presentazione di un podcast, il tutto assolutamente gratuito, in qualche modo per sintetizzare al nostro pubblico quello che il Cinema Aquila rappresenta. Com'è un bilancio di questo percorso del cinema? Abbiamo riaperto nel 2018 e sono stati anni complessi, ovviamente, partendo da Covid, alla presa di posizione molto forte delle piattaforme, di alcuni film che ormai non escono più, però noi abbiamo appunto la fortuna di avere il nostro pubblico, che è un pubblico molto fidelizzato, molto colto cinematograficamente. Anzi, in realtà spesso arriva da noi senza sapere anche cosa c'è in sala, ma semplicemente fidandosi delle nostre scelte, quindi si chiede cosa c'è stasera, cosa fate. E quello penso che sia un'esperienza meravigliosa che rimarrà, perché comunque i cinema si stanno un po' riconvertendo e stanno diventando delle sale quasi di selezione particolare in cui devi fare un lavoro proprio di andare a scegliere, di andare a garantire un'esperienza in più rispetto solo al film che puoi vedere ovunque. Come sarà articolata la giornata? Partiremo dalle 18 con la presentazione di un podcast live, sarà una puntata live. Noi da qualche anno curiamo questa rubrica che si chiama Diamo i numeri, in cui ci sono io, che in realtà in qualche modo intervisto in maniera un po' dissacrante Domenico Vitucci, che è la vera star del podcast perché è il direttore artistico del Cinema Aquila, ma in particolare è l'uomo che tutto sa. Lo spirito magno del cinema indipendente e non. Spesso Domenico, quando facciamo le riunioni, si parla di dinamiche che accadono tra distribuzioni, scelte di Hollywood che apparentemente non sono così chiare al pubblico normale, tantomeno a me. E quindi io spesso gli facevo tantissime domande e quindi a un certo punto ho detto: ma perché non creiamo il primo podcast creato da un cinema? E quindi diamo i numeri alla funzione di parlare proprio degli incassi della settimana, di parlare dei film che usciranno, di raccontare un po' questo scelte distributive, cosa sta succedendo un po' nel backstage del cinema. Quindi dalle 18 ci sarà un primo incontro con me e lui che incontreremo il pubblico e chiacchiereremo un po' di film che sono usciti questa stagione e dei film che usciranno a Natale. Poi alle 19 ci sarà un aperitivo offerto e regaleremo anche delle magliette che abbiamo fatto apposta proprio da dare al nostro pubblico, in particolare a chi ci ha sostenuto. E dalle 20 partiremo invece con il cinema vero e proprio, perché ci sarà la proiezione di due cortometraggi che hanno vinto il Free Aquila, anche questo è un nostro festival che abbiamo creato qualche anno fa, i cortometraggi, e chi vince viene messo in programmazione per 2 settimane almeno davanti a un film, davanti a un lungometraggio. E negli anni sono venuti tantissimi registi che sono stati messi davanti ai film di Salvatores, di Polanski, di registi molto più famosi, quindi garantendogli un grandissimo bacino di audience e una grandissima opportunità di visione. In questo caso verranno proiettati due cortometraggi che sono I bambini piace nascondersi di Angela Norelli e Elvis di Fabrizio Fanelli, che hanno vinto le menzioni speciali della giuria. Li presenteremo con loro in sala che introdurranno il cortometraggio al pubblico. E a seguire, alle 21, avremo una proiezione in anteprima, che è un documentario che si chiama Bellezza addio, sul poeta Dario Bellezza, e ci saranno Carmen Giardina e Massimiliano Palmese che presenteranno il film e incontreranno il pubblico. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
sul nostro sito www.cinemaaquila.it, altrimenti passando anche al cinema in questi giorni. Comunque nel frattempo stanno accadendo mille eventi al cinema, quindi se venite per altre cose potrete guardare la locandina e potrete riprendervi tutti i riferimenti. Sarà entrata libera, ingresso libero, e in questi giorni piano piano potrete capire effettivamente quella che sarà quella giornata, che sarà una grande sintesi di tutto il cinema Aquila in un giorno. Maratona cinematografica Open Cinema Aquila a Roma al nuovo Cinema Aquila sabato 11 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Giulio Mezza. A presto! Grazie a voi ragazzi, a presto, buon lavoro.